Matteo Richetti, il primo che ci segue, ha presentato una proposta di legge che sostanzialmente segue il discorso, diciamo, dell'inchiesta che avevamo fatto sui vitalizi. Cioè rende i vitalizi qualcosa di più simile alla previdenza degli altri italiani. Prendiamo pari pari le regole della Fornero e le applichiamo ai parlamentari, calcolando il montante contributivo, cioè la somma dei versamenti che loro hanno fatto, e applicando dei coefficienti che la Fornero stabilisce per i dipendenti. Ecco, perché una delle obiezioni che possono essere fatte dentro il palazzo, perché è quella che mi sono sentito fare io, dice: ma non c'è più il problema dei vitalizi perché li abbiamo aboliti. Ma è vero, li hanno aboliti da oggi in avanti, tanto è vero che questo sistema è molto simile, quasi identico a quello a quale sono sottoposti i parlamentari. Sì, diciamo che ho visto i coefficienti che ci sono qui, non sono esattamente quelli della Fornero. E noi infatti facciamo riferimento alla tabella Fornero che modifica la Dini, e quindi da questo punto di vista anche per gli attuali c'è un adeguamento al 100%, ma gli scandali veri sono quelli che avete mostrato nell'inchiesta rispetto al rapporto tra versato e percepito di chi in Parlamento c'è stato in passato anche solo 6 mesi, più recentemente almeno metà legislatura più un giorno, ma stiamo parlando di periodi di 2 anni e mezzo, 3, anche 5. Abbiamo stabilito che per chi ha fatto anche solo 2 anni, 3 anni, il coefficiente che si prende riferimento è quello che dà vita alla pensione sociale, la pensione minima è 480 euro. Ci sembra un modo non demagogico, non populista di affrontare il tema, cioè, come diceva lei, il riferimento è: hai prestato servizio presso un'istituzione importante come il Parlamento? Li trattiamo come tutti i lavoratori di questo paese, anche perché diciamoci la verità, il Parlamento è pieno di persone che hanno una vita professionale. Io sono in aspettativa del posto di lavoro dal quale maturerò una diciamo, la proposta prevede parecchie cose, tra cui istituire una gestione separata presso l'INPS per la questo lo facciamo perché gestione. A me sembra veramente surreale che sul bilancio della Camera ci siano i vitalizi degli ex parlamentari. Il bilancio della Camera deve andare per il funzionamento della Camera. E io sono anche per aprire una breccia circa i dipendenti della Camera, ma perché a differenza di tutti gli altri dipendenti, oggi anche della pubblica amministrazione dopo l'accorpamento, gli eroga la pensione l'INPS con delle regole che valgono per tutti, e qui la pensione viene ancora data da Camera, Senato, Regione Sicilia, abbiamo delle entrate di 630 che versano, tra l'altro è appunto una trattenuta anche qui, insomma, non sufficiente a coprire l'uscita complessiva del vitalizio, e invece una platea crescente di persone che raggiungono per alcuni addirittura i 60 anni, la legge diciamo anche che prima dei 65 nessuno percepisce niente, neanche se ha fatto 20 anni di Parlamento. Sì, poi oggi nei consigli regionali ancora si continua ad andare. C'era un meccanismo che faceva retrocedere l'età di... Poi la legge affronta anche il tema dei consigli regionali, perché ovviamente tra i temi affrontati c'era il problema del cumulo, chi cumula più vitalizi. Noi diciamo che le regioni che non si adeguano a questo impianto perdono i trasferimenti. Sì, forse bastava mettere la norma una testa, un vitalizio, cioè nel senso che uno può scegliere. Io ho un terrore, come lei può immaginare, su questo provvedimento, no? L'incostituzionalità, il diritto. Allora, quando tu hai un euro di un signore versato alla Regione Veneto, quell'euro è trattamento differito, cioè sono soldi suoi. Se io dico una testa è un vitalizio, gliene do solo uno, tra l'altro per me il vitalizio è da abolire, quindi nemmeno uno è considerabile, lui mi fa ricorso circa il fatto che quelli sono soldi suoi e li rivuole. Da questo punto di vista noi diciamo: hai fatto versamenti su più enti, bene, il tuo montante contributivo viene calcolato e aumenta nel coefficiente di moltiplicatore la pensione a cui hai diritto. Cioè, in questo modo, se le regioni si adeguano, si risolve la radice del problema del cumulo, perché hai un'unica posizione più alimentata da posizioni diverse. È una scelta tattica, ma forse intelligente. È una scelta per ovviare a quel rischio che ti ho confessato. Poi però tutti questi problemi di incostituzionalità, adesso capisco quello regionale, ma sul vitalizio dei parlamentari non c'era nessuna norma della Costituzione che lo prevedeva. Io ho approfondito, non ho trovato in Costituzione nessun riferimento, non solo al tema del vitalizio, ma neanche al cosiddetto tema del diritto acquisito. Cioè, noi stiamo facendo un'operazione che non è che se il parlamentare tizio ha versato tu gli dici da oggi da niente, semplicemente ricalcoli tenendo riferimento alla sua posizione di versamento e applicandogli un altro criterio, oggi completamente slegato dal versato, domani con un moltiplicatore. Io credo che non ci siano gli estremi di costituzionalità, sono molto convinto, altrimenti non l'avrei presentato. Poi credo anche che non mancheranno persone che si aggrappano con due mani
sì. A quello che è tecnicamente. Io temo un che mancheranno soprattutto persone che aggiungono la loro firma a questo. Io sono più fiducioso per il ragionamento che facevi tu, cioè per il fatto che qui a molti, soprattutto a quelli che sono alla prima legislatura, cambia un po' circa il tema dei coefficienti, ma certamente il vitalizio non l'avrebbero mai maturato. Quelli che sono qui da più tempo hanno questo doppio trattamento, uno frutto di una riforma fatta solo recentemente e che certamente oggi non mi fanno la ola. No. Noi auguriamo buona fortuna e l'appoggeremo ovviamente come libro, perché lo scopo delle inchieste era arrivare a questo. Parte da che, una vostra sollecitazione. Che ci si riesca, abbiamo più dubbi, ma insomma, incrociamo le dita a tutti. Noi siamo fiduciosi. Va bene, grazie. Ciao.